quel ballottaggio, un ballottaggio alla Frenzy Dance. Buonasera gentile pubblico di Diario di Bordo, appuntamento consueto nei nostri studi. Questa sera il dottor Fernando Caparso. Buonasera dottor Caparso. Buonasera a te e a tutti i telespettatori. Consigliere di maggioranza alla provincia dell'Aquila, già sindaco di Pacentro, ma non ha bisogno di tante presentazioni. Allora abbiamo detto consigliere provinciale, sì. Ma fino a quando? Fino a quando ci saranno queste province? Si discute, abbiamo visto anche di questa riunione con del CAL, del Consiglio delle Autonomie Locali, con la Giunta regionale, insomma si deve decidere che assetto amministrativo dare all'Abruzzo. Da una parte si è deciso di non decidere perché le spinte localistiche sono quelle che sono, ovviamente, certo. Dall'altro pare che c'è l'idea di azzerare tutte le province abruzzesi. Il dottor Caparso, che succederà secondo lei? Allora, succederà, è giusto, mi hai detto tu, non c'è una decisione regionale perché ognuno deve, come dire, far valere i vincoli locali, no? Però la legge parla chiaro, non è che la legge dice azzeramento delle province, la legge dice riduzione delle province, anche perché per azzerare le province ci deve essere una legge costituzionale, quindi cosa molto più difficile. Per me la cosa più normale, più ovvia, è due province. Teramo si accorpa con l'Aquila, anche perché è critico a Pescara, perché dal punto di vista dei parametri che lo Stato ha detto, i parametri, l'Aquila e Chieti hanno i parametri per stare da solo, quindi, per cui non è pensabile due province, come qualcuno dice, Teramo, Pescara e Chieti e l'Aquila da solo, perché sarebbe la morte dell'Aquila. Quindi per me, e secondo me alla fine, saranno due le province, Teramo con l'Aquila e Chieti e Pescara. Cioè, ci sarebbe in questo caso il paradosso che sarebbe la provincia di Chieti con il capoluogo Pescara. Questa, insomma, poi adesso vedremo come se ne uscirà. Certo, insomma, è una riforma importante in tema, naturalmente, di riduzione della spesa, c'è questa necessità. Però ovviamente ogni presidente di provincia cerca di difendere il proprio territorio. Anche se poi sappiamo che anche le province che rimarranno saranno comunque commissariate, probabilmente in una seconda fase. Fino a nuove elezioni. Allora il problema è, vogliamo parlare di qualcosa di serio, spendere più. Cioè non sono le province che creano tutti questi danni allo Stato centrale. Allora dobbiamo sapere che il debito dell'Italia, l'80% del debito è dovuto al governo centrale, il 20% agli enti locali, province e comuni. Per cui un debito dell'80% del governo, adesso il governo vuol far pagare alle province e ai comuni, anche per il debito che fa lui. Partendo da questo, io voglio far notare, anche per difendere le province, non perché sono consigliere provinciale, anche perché la provincia dell'Aquila rimarrà fino a termine mandato, quindi no. Ma se vogliamo veramente vedere dove ci sono le spese, ci sono in regione degli enti regionali, l'ARTA, l'ARPA, la Sangridana, che se andiamo a guardare il loro bilancio, il bilancio di questi enti, di uno di questi enti, è superiore al bilancio di previsione della provincia dell'Aquila. Questo è l'assurdo. Però si prendono di mille province perché fa più clamore. Vogliamo dire di più, un presidente di questi enti regionali, con relativo consiglio di amministrazione, ancorché ridotto, nominati, non eletti, prende di più del presidente della provincia dell'Aquila che è eletto dal popolo. E qui stiamo, allora parliamo veramente dove bisogna tagliare. E poi forse valuteremo se anche le province, quando dovranno rimanere, con che compiti e con quale destinazione, cosa devono fare le province. Beh certo, il governo come al solito secondo me ha scelto la strada più facile, cioè chiaramente ridurre i trasferimenti agli enti locali, i comuni che poi sono quelli che erogano i servizi sul territorio, tagliare le province che sono un po' l'anello più debole nell'organizzazione. E che prestano servizi però sul territorio. Sono quelle province, poi più vicine al cittadino, i comuni e le province. E sta creando però appunto grandi dibattiti, ma non solo ovviamente in Abruzzo, ma in tutta Italia è così, perché poi ci sono delle anche rivalità storiche, pensiamo Belluno, Rovigo, ma poi in tutta... È vero che c'è stata, dottor Caparso, una proliferazione delle province, perché noi questa sera vogliamo anche parlare della cosiddetta provincia di Sulmona, no? All'epoca, provincia di Sulmona di Avezzano. Perché oggi poi non certamente Sulmona sarebbe stata una di quelle province ad essere tagliata, e su questo non ci sono dubbi. Chi avesse avuto ragione, Remo Gaspari all'epoca, a bloccare quel percorso di istituzione delle province abruzzesi? Ma sicuramente forse aveva ragione Remo Gaspari a farlo, visto
cosa sta Forse stiamo succedendo oggi. bestemmiando adesso, non so, No, rispetto ai nostri ma concittadini. sicuramente, però ripeto, io sono, per carità, vogliamo dare un riassetto, c'è troppo spreca, forse nei piccoli comuni, vogliamo vedere un po' le situazioni, però io voglio fare notare che non sono questi i tagli che faranno diventare il debito italiano, perché il debito italiano, ripeto prima, l'80% è dello Stato centrale, cioè adesso non gli può succedere che la provincia e noi comuni dobbiamo pagare questi debiti. Io faccio il consigliere come una propria gente di maggioranza, no? Cioè, adesso faccio un esempio. Lo Stato ci ha tagliato i contributi, ma ci ha tagliato i contributi di 20%, il che vuol dire che se l'anno scorso noi avevamo un contributo di 500.000 euro, adesso ci abbiamo di 400.000 euro, sono 100.000 euro in meno. Mi dici tu come fa il sindaco noi a recuperare questi 100.000 Ho euro? tagliato alcuni servizi, ho Ma aumentato le tasse e le imposte In un locali. piccolo comune puoi tagliare il 10% dei servizi, 10-20 mila euro, ma gli 80 mila euro Già i servizi sono all'osso, probabilmente, all'osso. parliamo Gli di. 80 mila euro che tu governo non vuoi mettere un'altra tassa, però delega i comuni, siamo costretti noi ad aumentare. Anche perché parliamo proprio dei nostri comuni, perché noi Viviamo viviamo qui in Abruzzo, qui. nella parte interna, cioè un'altra nevicata, per dire, Bravo, creerebbe il hai detto dissesto bene. L'anno praticamente. scorso, l'anno del Comune di Pacena, la nevicata ci è costato quasi 10 mila euro. Ma a riprova di questo sta nel fatto che quest'anno, di solito ogni anno un bilancio di previsione viene fatto entro il 30 di marzo. Adesso il governo, siccome non ancora si capisce quali sono le tasse, quale dobbiamo fare, quali sono i contributi, ha prorogato come si dice, il Il bilancio di termine, previsione, cioè il 31 di ottobre. il Cioè bilancio di previsione parliamo adesso praticamente. l'anno finisce e noi dobbiamo ancora decidere la previsione. Perché lo Stato non si sa quando ci deve dare, come ci deve dare. Addirittura se qualcuno ha rivisto l'IMU, può ritornare in consiglio e riapprovare il bilancio a fine anno. Insomma, Siamo proprio in un momento, secondo me, complicatissimo, ed molto è complicato. certo complicato per la contabilità, ma anche perché è un momento preelettorale, Per abbiamo carità. detto. L'anno prossimo ci saranno E le le elezioni, elezioni. in casa il PDL anche lì c'è molto da vedere. Berlusconi ha detto che non si ricandida, è vero, dottor Sì, Camasso? così ha detto e per me veramente ha fatto un gesto che forse tante altre persone dovrebbero fare. D'accordo? Qualcuno dice i sondaggi, no, per me Berlusconi è un personaggio, la sua comunicazione forse avrebbe dato ancora tanto anche in termini di voti. Però in questo momento dove si parla di rottamare, tante altre persone dovrebbero prendere l'esempio di Berlusconi e farsi da parte. Dopodiché ognuno poi, ci sono dei problemi nel PDL, ma i problemi sono pure nel PD. E nel centro-sinistra, per cui io penso che sarà un'elezione un po' particolare questa qua, dove ci possono essere pure delle sorprese. Non è, su questo condividiamo la sua analisi, insomma, saranno veramente elezioni particolari al di là dell'antipolitica, Per del carità. Movimento 5 Stelle di Grillo e altri movimenti civici, insomma, ci sarà veramente, credo, una svolta Una svolta. nel panorama politico nazionale, poi a riflesso, presumo, anche a livello A locale. catena anche locale. Sicuramente. Allora, noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo in studio con il dottor Caparso tra poco. Allora, grandi novità, dicevamo, per le province, ma anche per gli enti locali più piccoli. Si accennava al fatto che sotto i 1.000 abitanti rimarrà solo la figura del sindaco, sindaco Senza giunta. Padre tuttofare, un sindaco padre e padrone, e no? padrone, senza giunta. Per tornare al tema delle province, ricordiamo che la provincia dell'Aquila è anche una provincia particolare, per Sì. l'estensione, la dimensione, una provincia molto ampia, una provincia di montagna. E comunque, come dire, un riordino. E un certo decentramento che si era faticosamente conquistato nel corso degli anni, pensiamo poi alle sede decentrate di Avezzano, di Sulmona, di Castel di Sangro, rischia anche di essere annullato con dei disagi poi enormi comunque per il cittadino, no? Cioè dover Certo. accentrare tutte le funzioni all'Aquila sarebbe qualcosa di nefasto, di terribile per le popolazioni, pensiamo dell'Alto Sangro, Cinque Certo. Miglia e ancora più lontane. Ma si corre questo rischio? Ma non Nel vedo mantenere su in piedi, per esempio, la sede di Sulmona? in questo momento voglio dirti, purtroppo con questi tagli è già difficile tenere aperto ciò che abbiamo, perché anche in provincia i trasferimenti dello Stato sono ridotti del 10-20%. E quindi abbiamo difficoltà in tutti i sensi a mantenere dei servizi. Però, riusciamo, ancora con la buona volontà di tanti dipendenti e amministratori, ad andare avanti senza poter creare disagi. Il problema succederà dal 1º gennaio. La regione dovrebbe
dare o togliere delle deleghe. Che fanno queste deleghe? Le deleghe del genio civile resteranno alla provincia? E se passano alla regione, con quali dipendenti farà questo? E questo è tutto un coso da vedere, da decidere, perché non è così semplice. Ed è molto, vuol dire, e bisogna pure sbrigarsi Eh certo. a decidere quali sono le Allora, soluzioni. il concetto è che questo appunto decentramento di funzioni sul territorio conquistato faticosamente nel corso degli anni, quindi degli uffici, poi pensiamo al catasto di Sulmona, ma anche gli Certo. stessi uffici provinciali, Camera di Commercio, ecco, rischia di essere cancellato nel momento in cui dal Tribunale, lasciamo l'ospedale che è un discorso un po' diverso, alle province ed altre, alle agenzie delle entrate, rischiano di essere tutti accentrati sull'Aquila. Però io credo che a questo punto anche la politica deve intervenire perché, per esempio, in provincia dell'Aquila, come abbiamo detto, è una provincia territorialmente squilibrata, Particolare, sì, certo, con il infatti molto capoluogo che si particolare. trova in un'estremità Certo. e tutta la provincia si trova dall'altra. Questo dipende ancora una volta poi dalla capacità politica locale. Se noi, come è stato fatto ultimamente, diventiamo la Valle Peligna e il circondario, diventiamo maturi nel senso di votare e dobbiamo capire che in questi enti c'è bisogno di una rappresentazione locale che si faccia valere, per cui anche alle regionali che ci dà tra un anno. Dobbiamo capire, c'è un candidato locale, lo dobbiamo votare. Perché altrimenti, se poi non avremo più, come questa volta, non abbiamo anche un candidato alla regione, poi non c'è nessuna persona che può far valere e battere i pugni. In provincia ci difendiamo e alcune cose, secondo me, riusciamo a mantenere perché siamo in tre consiglieri, anche con la vicepresidente, che i diritti della Valle Peligna li facciamo ancora C'è valere. una voce, diciamo così, Certo. del territorio, una voce unica, devo dire, diciamo Su questo è anche, vero, unica, a e prescindere dalle questo idee sarebbe, politiche. ecco, anzi, è sicuramente una cosa molto importante. Allora, Ripeto, anche perché anche la regionale, la prossima volta, i consigli regionali saranno ridotti. saranno sensibilmente Per ridotti cui, e diventerà complicatissimo eleggere, per cui, eleggere un rappresentante di questo bravo, per cui, come territorio. dicevo, bisogna essere veramente compatti su una persona della Valle Peligna, dice, sarà eletto e deve essere rappresentato la Valle Peligna, perché Allora, altrimenti queste avremo. sono questioni politiche, per carità, importantissime, qualche questione, diciamo, un po' più pratica del territorio e di Sulmona in particolare, la sede del liceo classico. C'è stato proprio in Perfetto. questi giorni anche un incontro tra il presidente della provincia, Antonio Del Corvo, la vicepresidente e il sindaco di Sulmona. Vediamo anche l'immagine, il portone, ai noi ancora chiuso, del liceo in piazza 20 Settembre, la storica sede. E ormai dal terremoto, per questioni di inagibilità, la sede del liceo classico di Sulmona è chiuso e gli studenti, gli insegnanti, il mondo della cultura preme perché si possa arrivare al più presto alla riapertura. All'apertura. Allora, Caparso, che cosa possiamo dire, cioè qual è lo stato oggi dell'arte? Allora, parliamo di una scuola che è stata la mia scuola, la sede lì, per cui io ho vissuto 5 anni di liceo classico, quindi sono affezionato qui. Immagino un po' che la cosa, la vicenda, la sto seguendo. Io penso che siamo arrivati alla soluzione, perché i soldi ci sono per la sistemazione in sicurezza dell'edificio. Il problema è, come tu sai, la gestione è della provincia, la proprietà è del comune. Per cui c'è bisogno di una delibera della giunta e quindi del consiglio comunale che dia l'ok alla provincia per fare i lavori. Allora il comune dice: ma questa delibera non c'è bisogno. Adesso c'è o non c'è bisogno? Se si chiede questa delibera, Intanto facciamola. Possono facciamo questa delibera, tanto non costa niente questa delibera, così i lavori possono iniziare. iniziare. O la provincia non avrà più nessun motivo per non poter iniziare i lavori. Ecco. C'è questo delibera, facciamola. Bene, sì, perché poi soprattutto gli studenti, insomma, devono, come dire, È capito. spostarsi di giorno in giorno, da una sede Con tutti i all'altra. problemi che hanno, i disagi, per E carità. Certo, non è semplice perché quello rappresenta, come lei ha ricordato, molto più di un edificio scolastico, insomma, è un assolutamente, po' rappresenta la storia della scuola di Sulmona, diciamo, no? Piazza 20 davanti Settembre. o alle spalle della Certo. statua di No, Ovidio, non direi, c'è. ma non della statua, proprio di Ovidio, il liceo ne porta il nome, è stato ed è tuttora proprio il simbolo Sì, della ma anche perché io nostra dicevo, città. è stata fatta pure un'interrogazione, abbiamo fatto un'interrogazione in provincia all'assessore Fattori e mi ha detto questo, dice, guarda, consigliere, il problema è, i soldi ci sono, c'è bisogno di questa. Anche perché i tempi non saranno Allora, brevissimi, trattandosi di un edificio io dico al comune, importante. facciamo questa delibera, non costa una lira fare una delibera, se questi problemi, togliamo ogni dubbio alla provincia e alla gente. Ce l'auguriamo in tempi il più possibile Di avere rapidi. questa delibera.
Certo, beh, insomma, anche dal perché, condizionamento. ripeto, non è una questione, diciamo così, di facciata. Certo. Il liceo No, ma ci classico. sono parecchi milioni, 5-6 milioni da poter utilizzare per Anche perché, e ci riallacciamo al discorso del dimensionamento scolastico, una sede, anche in Certo. tema di iscrizioni, insomma, vuol dire tanto, no? Certo, Non è sicuramente. soltanto appunto un aspetto di numeri, Hai cioè un detto bene. conto è sapere che uno va a frequentare la In scuola questo nella sede. momento molto particolare anche del ridimensionamento delle scuole, sì. È un tema che riguarda, Molto diciamo, un po', caldo. ecco, gli addetti ai lavori, i dirigenti scolastici, cioè i presidi, gli amministratori locali, però poi, insomma, io credo che si deve dare una risposta anche in tempi rapidi, guardando alle esigenze della popolazione Ci sto studentesca e d'accordo. dei docenti e dei loro collaboratori. Noi chiediamo una delibera dal Comune di Sulmona e poi la provincia risponderà. Perché rischiamo di perdere appunto la dirigenza, ma non il posto di... e Certo. quindi il numero della popolazione L'autonomia di scolastica, un esatto. istituto, per carità. E in questi momenti, si sta dibattendo anche su questo in provincia per i nuovi accorpamenti di vari istituti. E quindi noi diciamo, insomma, dobbiamo mantenere l'autonomia anche degli istituti Assolutamente. scolastici di Sulmona, in particolar modo del liceo classico. Va bene, noi possiamo concludere qui, faremo poi il punto della situazione Sicuramente. con Fernando Caparso nei mesi a venire, perché questa questione proprio del liceo classico, in particolare, con tutto il rispetto della soppressione delle province, ci interessa un po' più da vicino. Interessa anche Grazie al dottor Fernando Caparso, grazie e buon lavoro in provincia e al me. comune di Grazie Pacentro, grazie al nostro pubblico, appuntamento ogni sera dal martedì al venerdì su Onda Tv con Diario di Bordo. Buonasera a tutti.